raccontere alla. No, ma poi lei è buonissima. Io ieri non ho risposto perché ho letto bene quella roba. Lo metterei un po' più in positivo, sinceramente, il discorso nostro. Poi dopo ti dico. Magari ne parliamo. Okay. No, era per di nuovo il problema delle persone con disabilità inserite nelle scuole, no? Perché hanno un caso molto grave, ha detto a loro, che poi volevo capire meglio, lo stoppate. Qui al convitto, dove la segretaria, la capo dei servizi, ha detto: io se non me la levate non le faccio superare il periodo di prova. Lo faccio. E allora lei mi dice, Gabriele mi dice: ma allora ascolta, siccome abbiamo visto che nel decreto 81 c'è la possibilità di, e questa signora vuole essere dimissionata, cioè vuole fare un lavoro un po' più semplice, no? Dice: perché non la licenziamo? La licenziamo, poi farete una chiamata per vedere, ma scusa, ma questa la prendiamo a casa? No, cerchiamo di vedere il demansionamento durante, prima che finisca il suo rapporto di lavoro, così lei non ha nessun giorno a casa. Ma non so se giuridicamente si può. Allora Daniele, era con me, perché Daniele guarda la giurisprudenza, io mi ha detto che parla con il suo collega che è esperto di rapporti di lavoro del pubblico, perché la gambola si deve trovare così, non è che la mandiamo a casa, stiamo tre mesi prima di fare una chiamata, ma de che figura che ci fa l'amministrazione. Esattamente. Allora, Alex mi ha detto che sta cercando parcheggio. Aspetta un attimo. Assietatevi. Ale? Ciao Renzo. Allora, buongiorno a tutti, prima di grazie tanto di essere qua così numerosi. Oggi sarà una conferenza stampa, come vi spiegherà l'assessore, un po' insolita. Prima di partire vorremmo farvi vedere un brevissimo video. È un lavoro che permette di mettere in risalto le mie qualità e le mie attitudini. Sicuramente l'ambiente di lavoro, diciamo, ideale è quello dove si ha una convivialità e una collaborazione da tutte le parti del team di lavoro, e infine avere degli orari che permettono di conciliare la vita lavorativa con quella extra lavorativa. Allora, per me un lavoro di qualità deve possedere quattro caratteristiche: deve essere coinvolgente, gratificante, deve svolgersi in un ambiente positivo e deve ovviamente avere anche uno stipendio adeguato. Per me un lavoro di qualità è un lavoro dove è presente un ambiente dove si va d'accordo con colleghi, collaboratori, e un lavoro che è produttivo, nel senso che mi permette di crescere sia dal punto di vista personale che professionale, e permette di valorizzare le mie passioni. Allora, buongiorno a tutti, grazie a tutti i presenti, grazie soprattutto a tutti gli operatori della stampa, non so mai bene come, comunque, per aver accettato questo invito. È arrivato anche un po' velocemente, ma la necessità di concludere poi questa prima parte di iter era importante, e mi scuso in anticipo per una conferenza stampa che sarà un po' un racconto, anche per darvi la possibilità di raccogliere le voci di tutti gli attori che hanno fino ad ora prodotto
il risultato che hanno contribuito a produrre il risultato che questa mattina vi presentiamo, che è un punto di partenza. E ringrazio soprattutto tutti i componenti del CPL presenti, sia per quello che stiamo facendo insieme che per quello che continueremo a fare per la presenza di questa mattina. Ringrazio il Presidente, gli abbiamo chiesto di essere, sarà presente per qualche minuto e per darci un saluto. Io sarò, visto che la conferenza sarà lunga, cercherò di essere brevissimo e vi presentiamo questa mattina il punto di partenza dell'Alleanza per il lavoro di qualità. Un punto di partenza perché, come questi primi video che andremo a arricchire con altri contributi di giovani, di lavoratori, di persone che cercano lavoro, di persone che hanno necessità di una risposta di comunità al complesso problema che stiamo affrontando tutti insieme, vorremmo appunto considerare tutto questo un avvio di un sistema diverso di affrontare un tema estremamente importante che è quello del lavoro. Non lo vogliamo affrontare più in maniera così singola, disarticolata, ognuno per la propria componente, lo vogliamo affrontare come comunità insieme nei nostri ruoli, distinguendo ovviamente sempre quelli che sono poi le finalità dei nostri ruoli, però vorremmo per una volta provare a lavorare in maniera così proattiva tutti insieme, appunto per dare una risposta che non sia la risposta del singolo imprenditore o del singolo lavoratore o del singolo professionista, sia una risposta di comunità. E la prima parola importante è l'alleanza. Un'alleanza per fare che cosa? Un'alleanza per affrontare insieme il grande tema del lavoro. Il tema del lavoro oggi riempie i giornali soprattutto per le difficoltà che da un lato le imprese incontrano per trovare lavoratori e dall'altro i lavoratori incontrano per trovare una risposta ai loro bisogni e dall'altro i professionisti per cercare di sviluppare le proprie professionisti, i lavori autonomi. Quindi un'alleanza per andare ad affrontare insieme come Valle d'Aosta questo progetto con uno sguardo al presente, con delle azioni da mettere in campo attraverso dei progetti e con uno sguardo rivolto al futuro, con delle azioni di sistema strutturate da realizzare tutti insieme. L'altra parola importante è la qualità. La qualità è intesa come qualità complessiva del benessere della comunità, cioè attraverso il lavoro come principio fondante, è stato ripetuto e ben sottolineato nelle manifestazioni del primo maggio da tutti coloro che l'hanno utilizzate per parlare di lavoro e non per fare, diciamo, altri tipi di iniziative. La qualità e il lavoro è il punto importante per tutti noi, dalla persona, dal suo insieme, ed è necessario attraverso il lavoro risviluppare un benessere complessivo. Quindi la qualità è la qualità dei lavoratori che hanno bisogno di stare in posti di lavoro stimolanti, con contratti ben riconosciuti, ma è la qualità anche degli imprenditori che hanno bisogno di lavoratori che sappiano stare in questi posti di lavoro con le giuste competenze, con il giusto stimolo e anche col giusto impegno. E la qualità di professionisti, lavoratori autonomi e imprese che hanno bisogno intorno ad essi di un sistema che funzioni in maniera diversa da come sta funzionando adesso, per tutto quello che gravita in termini di burocrazia, ma per quello che manca in termini di servizi per dare risposta al lavoratore, al di là del suo ruolo, quindi se da dipendente o da imprenditore, al lavoratore che ha bisogno comunque di un sistema che dia risposte alla famiglia, che dia risposte in termini di conciliazione del tempo lavoro, che dia risposte in termini di miglioramento dei trasporti e di risposte da parte dell'amministrazione regionale. Quindi alleanza e qualità per fare meglio e dare tutti di più all'importanza del valore del lavoro. Questo è quello che sta dietro questo documento, che va considerato un punto di avvio che svilupperemo con alcuni progetti che verranno identificati e spiegati e con altri progetti che verranno poi integrati. Ecco, quindi io
mi fermo qua, è stato un lavoro lungo di parecchi mesi, ringrazio tutti per quello che hanno dato come contributo e differentemente da altri lavori è proprio un progetto che si deve porre l'obiettivo di crescere e si deve porre l'obiettivo di essere capace di analizzare i problemi per trovare delle soluzioni di sistema e di settore. Voilà, io mi fermo qua. Lascio la parola al presidente così poi. No, due minuti. Intanto due considerazioni. Ringrazio l'assessore per aver organizzato questo momento di confronto e di crescita comune, io direi. L'assessore e le sue strutture, perché sono sempre molto proattive, disponibili e anche per certi versi lungimiranti. Cosa di cui abbiamo bisogno, soprattutto in un ambito che ci è molto caro come governo, perché uno degli elementi fondamentali che abbiamo sempre cercato di sottolineare in questi due mesi, da quando siamo così un po' ripartiti, è che il nostro sostegno vuole andare proprio nella direzione di sostenere le attività, il lavoro, i lavoratori, le aziende e tramite loro le associazioni di categoria, i sindacati, tutte quelle figure che nel lavoro credono e vogliono soprattutto renderlo dignitoso per tutti. Quindi ci sono dei passaggi che diciamo caratterizzano l'attività che abbiamo svolto fino ad oggi e che vorremmo portare avanti, che sono dei passaggi sicuramente che guardano ai finanziamenti, alla messa a disposizione di capitali per gli investimenti, per la crescita delle nostre aziende, ma anche per rendere dignitoso il lavoro e di chi lo esegue e per dargli quei giusti equilibri all'interno della società, della famiglia, come diceva l'assessore, e delle nostre realtà lavorative. Io quando diciamo abbiamo iniziato a parlare di questa alleanza per la qualità del lavoro, ho pensato subito a quelle fotografie che soprattutto in tempo di Covid venivano esplicitate da qualche azienda dove diceva io ho tenuto diciamo tutti i miei dipendenti a servizio mettendoci anche delle risorse mie personali, no? E questo penso che sia un'alleanza forte qualche volta che rappresenta un po' quello che può essere e deve essere lo spirito di questo percorso che oggi non trova una fine ma trova un inizio per parlarsi assieme, per sostenersi anche nei momenti di difficoltà, per creare anche quella solidarietà, no? Che, di cui c'è bisogno per diciamo coinvolgere anche le categorie più deboli che hanno più difficoltà a introdursi e di sostenere anche quei percorsi che molte volte sono un po' più difficili. Abbiamo avuto modo di confrontarci anche su questi aspetti. L'amministrazione pubblica deve fare il suo lavoro, deve dare il suo supporto, deve fare anche i mea culpa qualche volta rispetto alla dignità di remunerazione in determinati settori, lo stiamo facendo, no? Ma fa parte anche quello di questo tipo di approccio un po' nuovo in cui bisogna crederci. In tutti i campi, non c'è un campo che ne è esentato, perché tutti, in tutte le situazioni abbiamo la possibilità di crescere, di farlo in maniera condivisa e questo è un po' l'obiettivo, penso, che le prime diciamo dichiarazioni dei ragazzi che hanno espresso la loro volontà di lavorare così arricchendo anche la loro formazione, di mettere a disposizione il loro entusiasmo, ma anche di lavorare in un posto sicuro, siano tutti elementi che devono farci lavorare nella direzione auspicata da questo documento e da questo inizio di percorso. Io mi fermo qui, purtroppo devo lasciarvi e non potrò proseguire questo pezzettino di viaggio con voi, ma vi auguro soprattutto un buon lavoro e un arrivederci magari per altri step di questo viaggio assieme. Grazie a voi. Buona giornata. Magari giriamo con lei. Andiamo incollati. Farà Alex, fa Alex. Fai presidente. Bene, come diceva l'assessore prima, questo documento è stato il frutto di un lavoro corale
che è nato all'interno del Consiglio Politiche del Lavoro, che oggi è qua rappresentato in tutte le sue componenti. Ci ha aiutato in questa costruzione Daniele Chapelu, che è qui con noi, che è un professore della Università Cattolica del Sacro Cuore di Gesù di Milano, che ci ha supportato nel coordinare tutti i contributi che sono arrivati da ciascun componente e ha costruito insieme con me il documento che oggi andremo a firmare. Quindi lascio la parola a Daniele che ce lo riassume brevemente. Allora, grazie all'assessore, grazie alla dottoressa Riccardi. Allora, ovviamente il mio ruolo, avendo dato un supporto più che altro tecnico, sarà quello di sintetizzare un attimo quali sono le fasi e in breve quali sono i contenuti. Il documento dell'Alleanza è un documento molto snello, molto sintetico, quindi consiglio comunque a tutti comunque in qualche modo di andarlo a leggere e per capire proprio qual è la vera essenza di questo tipo di lavoro portato avanti. Allora, l'Alleanza per un lavoro di qualità della Regione Autonoma Valle d'Aosta parte per dare, diciamo, una risposta efficace a vari fattori, diciamo, di cambiamento. Innanzitutto si è notato che vi è, non solo in Valle d'Aosta, questo succede abbastanza in tutta Italia, una carenza di profili ricercati dalle aziende, e questa carenza di profili può essere dovuta nella nostra regione anche per ragioni di natura territoriale, però ci sono molte altre cause che, appunto, come dicevo prima, non si riferiscono esclusivamente al nostro territorio, quali ad esempio la pandemia, quali ad esempio una bassa natalità, quindi tutta una serie di situazioni demografiche che tendono, diciamo, a portare dei cambiamenti all'interno della nostra società, oppure altri fenomeni sociali quali ad esempio le dimissioni di massa o l'abbandono silenzioso, che rappresentano appunto delle novità per cui oggi i lavoratori decidono comunque di lavorare e di in qualche modo trovare una propria occupazione solo se questa occupazione può venirgli incontro a livello sia di ambizioni ma anche di necessità personali e familiari. Ecco, tutti questi fattori di cambiamento hanno portato la Regione e anche i portatori di interesse che oggi sono qua e che in qualche modo hanno voluto accogliere questa opportunità di sottoscrivere un'alleanza per il lavoro. Tutti questi cambiamenti hanno portato proprio alla sottoscrizione di questo documento che oggi verrà sottoscritto. Allora, che cosa abbiamo fatto, diciamo, per giungere alla giornata di oggi? Ovviamente vi è stata un'analisi di quelle che erano le sensazioni o comunque di quelle che erano le realtà che questi portatori di interessi vivono quotidianamente. Sia quindi vi è stata un'analisi sia di quanto succede all'interno dell'amministrazione pubblica ma anche all'interno di tutti i sottoscrittori. Vi è stata quindi una redazione condivisa del documento che oggi verrà sottoscritto e oggi verrà sottoscritto questi soggetti che in qualche modo hanno aderito a questi intenti proposti dall'assessorato e condivisi con tutti e alla finalità generale dell'alleanza. Allora, se volessimo dare una sintesi, definire sinteticamente che cos'è l'alleanza, possiamo dire che l'alleanza segna l'impegno tra tutti i portatori di interesse a rendere la Valle d'Aosta pronta ad affrontare le sfide attuali e future che si presenteranno in termini non solo di maggiore occupazione, ma di qualità del lavoro, di sviluppo economico, di attrattività e crescita dei talenti. È importante fare una distinzione che magari può sembrare banale, ma non lo è. Vari sono i documenti che noi possiamo trovare all'interno di un ente pubblico in relazione alle politiche del lavoro. Possiamo avere, ad esempio, il piano di politiche del lavoro, che è diverso comunque rispetto a questo nuovo documento che le parti presenti hanno deciso di sottoscrivere. Un piano di politiche del lavoro solitamente è un piano strategico che la pubblica amministrazione adotta per
definire delle migliori politiche attive del lavoro. In questo caso parliamo di un patto, quindi di un approccio diverso, dove l'impegno viene preso da tutti i sottoscrittori e quindi è veramente molto più innovativo e molto più sfidante. La nostra alleanza ha una governance, quindi dove noi possiamo trovare i nostri primi sottoscrittori, quindi che sono coloro che oggi sono qui, che per primi hanno deciso di impegnarsi in un lavoro comune di sviluppo, perché obiettivo dell'alleanza non è solo uno sviluppo del lavoro di qualità, ma è uno sviluppo territoriale, che parte dal lavoro quale motore principale per una vita comunque dignitosa, una vita gratificante per i cittadini valdostani. L'alleanza è stata scritta in modo tale che possa essere aperta, quindi a ulteriori portatori di interesse, e questo è molto importante perché comunque al di là dei primi sottoscrittori vi sarà la possibilità per tutti quelli che hanno intenzione o comunque hanno la sensibilità di voler migliorare il proprio territorio passando per un lavoro di qualità, e quindi tali soggetti potranno partecipare, e tutto questo avverrà con un metodo di lavoro aperto che vedrà come protagonista il gruppo per lo sviluppo dell'alleanza, che è caratterizzato, composto dai soggetti presenti all'interno del Consiglio per le politiche del lavoro, che avrà una funzione promozionale, nel senso che i nuovi portatori di interesse passeranno attraverso i membri del Consiglio per le politiche del lavoro, avrà una funzione di valutazione dei nuovi soggetti che parteciperanno all'alleanza e dei nuovi progetti, e allo stesso tempo avrà anche una funzione di monitoraggio con il supporto ovviamente degli uffici pubblici. Vi sono delle finalità e degli obiettivi. Le finalità sono principalmente quattro e sono: alleati per un lavoro di qualità, etico, sostenibile e sicuro, alleati per incrementare l'attrattività del proprio territorio, alleati per una formazione di qualità e per il territorio, alleati per contrastare le disuguaglianze. Da questi quattro, da queste quattro finalità si deduce che l'alleanza avrà un bacino, un target di soggetti coinvolti ampio, si vuole dare comunque molta importanza ai giovani che rappresentano il futuro della nostra regione, e quindi è giusto comunque in qualche modo dargli il corretto spazio, ma ci sarà molta attenzione anche per quanto riguarda tutte le persone che magari sono in maggiore difficoltà e soprattutto anche alle aziende che devono cercare spesso comunque del personale adatto per le proprie attività. E quindi darei la parola a Stefania che... Ma aggiungo solo due cose. Naturalmente documenti come questo, noi non siamo i primi a sottoscrivere un patto per il lavoro, l'abbiamo chiamato alleanza anche per dare un significato un po' più robusto a questo termine, ma hanno un senso solo se poi trovano un riscontro reale in azioni concrete, altrimenti rischiano di rimanere un po' sulla carta, ed è quello a cui ci richiama spesso l'assessore nel provare già da subito ad individuare dei progetti targati alleanza, come adesso diciamo. E quindi noi inizieremo immediatamente, anzi abbiamo già iniziato a pensare ad alcuni progetti. Diversi di questi progetti sono ispirati dalla necessità di reperire nuove competenze per i nostri settori. Uno di questi è il settore turistico ricettivo, l'altro sarà sicuramente quello dei trasporti, che sono ovviamente quelli più alla UN in questo momento, ma parallelamente ci concentreremo anche su progetti, e ci stiamo già pensando, ripeto, che siano più legati al tema dell'inclusione lavorativa di soggetti fragili e in condizioni di svantaggio o con disabilità, per favorirne un inserimento più oltre che più inclusivo, più equo. Tutti i progetti, come diceva già Daniele, saranno oggetto evidentemente di esame da parte del Consiglio Politiche del Lavoro e poi dovranno trovare
al loro interno l'impegno di ciascun soggetto che ha firmato l'alleanza. Quindi ognuno per la sua parte dovrà impegnarsi a mettere un pezzettino di lavoro, di risorse umane, tecniche, finanziarie e quant'altro, per far sì che questi diventino poi contaminanti sul territorio per generare, e generativi, come si dice, per produrre ulteriori frutti. Questo è un po' il senso. Sì, concludo dicendo che a volte poi quando si pensa al lavoro, no, chiamiamolo così, non di qualità, si pensa soprattutto all'ambiente più privatistico, più privato. Di qua si è appena conclusa un'assemblea della società dei servizi, no? Che prende commesse dal pubblico, utilizziamo soldi pubblici. È costituito da 3 mesi un tavolo di lavoro che sta affrontando queste tematiche, quindi quando si parla di qualità e di punto di partenza del lavoro e dei, riguarda tutti ed è trasversale, qualsiasi ambiente, qualsiasi situazione, no? Quindi oggi noi stiamo facendo questa conferenza stampa a cavallo di un lavoro che stiamo facendo con un tavolo politico e tecnico che riguarda i problemi che la società dei servizi, in particolare i lavoratori, hanno portato sul tavolo del decisore politico, li stiamo affrontando per dire che sono questi gli elementi che dobbiamo far nostri, cioè non è più la maturazione un po' di questo accordo ci deve portare ad andare oltre al fatto di deliberare un servizio, di fare un appalto, bisogna capire cosa c'è dietro a tutto questo e capire poi tutto questo come arriva al sistema e ovviamente che quale benessere può creare un buon servizio rispetto a un servizio non gestito con queste condizioni. E nel pomeriggio ci sarà l'assemblea della DAVA, quindi siamo a metà tra un'assemblea dei lavoratori e un'assemblea invece di una importante associazione come quella degli albergatori, che parlerà di tanti temi, ma compreso il tema che è noto, quello della ricerca dei lavoratori, con delle esigenze nuove che sono quelli degli alloggi per i lavoratori, che quindi coinvolgono gli enti locali, con delle esigenze nuove che sono quelle di trovare delle località di montagna che siano meno dormienti ma più attive per generare del lavoro per i giovani che devono stare in quelle località. Quindi la trasversalità di un patto sta nel fatto che ognuno può fare e deve fare delle cose nuove, perché altrimenti tutto si riduce a impresa e lavoratore oppure professionista e sistema e lavoratore. Non è più così. La complessità che sta dietro a quello che stiamo vivendo, la necessità di reinvestire sul capitale umano è di fondamentale importanza e questo necessita appunto di un lavoro diverso da parte di tutti. Allora, abbiamo previsto dei contributi, dei primi contributi, abbiamo chiesto a tutti di essere sufficientemente brevi per dare la possibilità a chi vuole poi completare gli interventi, di modo che possiate cogliere quelli che sono gli obiettivi che ci si è dati. Alterneremo magari un po'. Cominciamo dalla Presidente della Chambre, sì, e poi lasciamo la parola ai rappresentanti dei lavoratori, poi magari al terzo settore e agli ordini professionali e al CPL. Un breve intervento per ringraziare l'assessore, l'assessorato e i colleghi del tavolo del Consiglio Politica del Lavoro per il lavoro che è stato svolto in tutti questi mesi, che è giunto appunto alla conclusione, che è un inizio, è una conclusione ma un inizio di un percorso di questa alleanza per il lavoro di qualità. È importante che si è arrivati al documento, è importante che tutti insieme oggi si sottoscriva questo patto, perché è stato un lavoro di sintesi, un lavoro di confronto e di tra tutte le parti, tra tutti i portatori di interessi. Il fatto che si arrivi tutti insieme a stabilire che la necessità per la Valle d'Aosta, per le imprese, sia di un lavoro di maggior qualità,
si parli di capitale umano, si parli di inclusione, secondo me è un risultato straordinario. Abbiamo trascorso 2 anni e probabilmente anche il futuro sarà ancora complicato, e per questo la necessità di lavorare su progetti concreti e su attività. Difficilissimo, il mismatching tra domanda e offerta di lavoro è stato estremamente complesso, gli imprenditori hanno avuto grandi difficoltà a avere nuovo capitale umano, nuove risorse su cui investire il futuro della propria azienda, oltre che dei lavoratori. Un tempo noi abbiamo in Valle d'Aosta per lo più imprese piccole con fino a 3 addetti per la maggioranza, imprese più strutturate che hanno gli stessi problemi che hanno le imprese piccole, ma una volta c'era il passaggio di consegne attraverso il ragazzo di bottega, c'era una corsa a imparare il mestiere. E noi dobbiamo, dopo la pandemia, dobbiamo far diventare il lavoro di nuovo un lavoro, perché abbiamo l'impressione da imprenditori che talvolta per alcuni sia un disvalore. Abbiamo avuto la possibilità anche di ascoltare tantissimi ragazzi che vorrebbero iniziare un'attività lavorativa, e ci siamo resi conto, e questo è ben presente nell'alleanza del lavoro di qualità, che quello che chiedono è un lavoro che sia giustamente retribuito, che abbia una durata media almeno, se non brevissima, quindi il problema del precariato effettivamente insiste, e che comunque dia la possibilità di soddisfare le proprie ambizioni e le proprie competenze. D'altra parte gli imprenditori investono, no? Lo hanno sempre fatto, perché comunque gli imprenditori sul capitale umano hanno sempre creduto. Soprattutto in Valle d'Aosta non è così vero che un lavoratore valga l'altro, proprio per le dimensioni dell'azienda. E il fatto che si sia tutti insieme voluto sottoscrivere questo patto, perché ci si renda conto che effettivamente la qualità dell'ambiente di lavoro, soprattutto la sicurezza, non è stata ancora nominata la sicurezza, ma un lavoro, le imprese si devono impegnare sempre più affinché il lavoro sia sempre più sicuro e affinché gli infortuni siano zero. E quindi direi che oggi è un momento importantissimo per un nuovo inizio. Temiamo che le difficoltà di reperire i lavoratori, vorremmo che i ragazzi si impegnano, credano nelle aziende valdostane. Grazie. Chiederemo a Vilma Gagliar. Prima Jean che deve andare. E magari facciamo anche 2 contributi così. Diciamo per la regola dell'alternanza. Grazie davvero per questa giornata. Io cercherò assolutamente di stare nei 2 minuti come mi hai detto. Questo è un documento importante, io non vorrei proprio svilirlo. È vero che ci sono dei documenti analoghi in Italia, però rispetto per esempio alle politiche attive del lavoro, che sono dei documenti organizzati, stilati dalle amministrazioni e poi condivisi, qui stiamo parlando di un patto tra tutti quei soggetti che fino a 10 anni fa si guardavano su posizioni totalmente diverse. No? Stiamo parlando da una parte del mondo dell'imprenditoria, dall'altra parte le parti sociali, il terzo settore. Oggi l'importanza da sottolineare di questo documento è proprio che qua siamo insieme con un'unica finalità. Ci siamo interrogati, abbiamo capito che la nostra regione ha delle criticità, ha un territorio bellissimo ma anche complesso da gestire dal punto di vista economico, e ci siamo trovati appunto tutti insieme a cercare di sviluppare delle politiche che consentano di tornare attrattivi da una parte, stimolare la formazione dall'altra parte, e l'inclusione di cui abbiamo tanto parlato, se ne parla tanto, ma è diventato anche questo un assoluto valore, e poi abbiamo compreso che insomma, e vogliamo anche cogliere il cambiamento che abbiamo in atto. Quindi tutte queste cose messe insieme non fanno altro che rafforzare il concetto di rete, al quale io particolarmente tengo e ritengo che sia anche poi quello che ci consenta di superare i momenti più difficili. Noi abbiamo dalla nostra parte delle criticità, l'abbiamo detto, lo ripeto, poi finisco. Da una parte l'invecchiamento
invecchiamento della nostra popolazione, dall'altra parte la denatalità, e ancora lì vicino abbiamo la necessità di ripopolare la nostra montagna. Ripopolare la nostra montagna vuol dire creare del lavoro anche in montagna, però insieme al lavoro bisogna creare anche tutte le altre attività che rendono attrattiva la nostra regione. Quindi sicuramente sono temi che saranno sicuramente sviluppati anche questo pomeriggio, e voglio solo dire che noi come sindacato ci siamo e ci teniamo particolarmente a questo. Ringrazio ancora l'assessorato e gli uffici per l'ottimo lavoro che hanno fatto e speriamo che sia un punto di partenza, e noi stimoleremo sicuramente attraverso delle iniziative che riterremo poi di sottoporre al tavolo qualsiasi forma di attività che possa rendere concreto ancora di più questo progetto. Grazie. Un vino a Ramira che volete? Sì, andiamo. Tanto andiamo rapidi, rapidi. Andiamo rapidi. Sì, devo dire che è un progetto ambizioso, è un progetto che è nato anche proprio da un confronto tra di noi che è durato insomma un certo tempo, e io credo che questo progetto ambizioso ha dentro di sé tutti quegli input proprio per andare poi verso dei progetti che traducano poi concretamente sul territorio tutti gli input che ci sono ben declinati all'interno di questo patto, di questa alleanza. Ecco, io credo che noi ovviamente come organizzazioni sindacali, lo ha detto anche Gian, il nostro contributo lo daremo a pieno titolo. Per noi ciò che è importante è proprio in quella particolare parola, un lavoro di qualità, un lavoro che sia dignitoso, un lavoro che anche declinato in accordi territoriali sia frutto comunque di un costante confronto proprio tra le organizzazioni sindacali, tra tutte le parti datoriali e l'amministrazione, proprio per andare verso quel lavoro di qualità che in sé racchiude, ben lo ha detto l'assessore, un po' quello che noi intendiamo per lavoro di qualità. Ecco, non rubo altro tempo e lascio spazio. Grazie. Grazie a te. CPL in ordine di importanza. In rappresentanza degli enti locali. Sì, grazie. Grazie all'assessore, grazie a tutti i colleghi del Consiglio Politico del Lavoro per l'impegno e per l'obiettivo raggiunto. Parlo di obiettivo raggiunto perché la parola che secondo me deve entrare nella testa di tutti noi è proprio la parola alleanza. Da un confronto che è durato chiaramente parecchi mesi, parecchio tempo, siamo riusciti con il contributo di tutti a stipulare un'alleanza, quindi a renderci conto che, per usare e citare un tormentone estivo dello scorso anno, da soli siamo tutti nessuno. Senza la sinergia di tutti gli attori protagonisti non saremmo mai riusciti ad arrivare a questo risultato. E credo che per quanto riguarda il pubblico la forza sia stata quella di sedersi a un tavolo, di confrontarsi, come dicevo, con tutti gli attori e di fare ognuno la propria parte. È stato detto prima, fino ad oggi ognuno guardava all'altro con invidia, contrapposizione o magari con certe partnership. In questo caso siamo riusciti davvero con uno sforzo concettuale prima e poi di lavoro sicuramente, grazie anche alle consulenze e ai professionisti che sono intervenuti, a portare a compimento un progetto che deve essere, per quanto mi riguarda, un po' il simbolo e il monito di diversi altri ambiti in cui il pubblico deve sedersi con il privato imprenditore, consumatore, cittadino, professionista, non importa, ma bisogna riuscire a trovare elementi comuni per raggiungere questo obiettivo, questa alleanza, questo accordo, questo patto, perché in questa maniera davvero possiamo far crescere la nostra regione tutta e non per singole categorie. Quindi chiudo questo intervento davvero con un grandissimo ringraziamento a tutti coloro i quali si sono impegnati e hanno portato a compimento questo importantissimo lavoro. Grazie. Allora, magari per dare la voce ai giornalisti, sono ancora previsti l'intervento del rappresentante dei consulenti di lavoro, anche del rappresentante degli ordini professionisti, del terzo settore e la voce degli altri due sindacati. Quindi forse
per l'economia anche del lavoro che dobbiamo fare. Se ci sono delle domande le potremo mettere adesso, di modo che anche chi interviene abbia possibilità di articolare una risposta, e poi pensavamo anche di far intervenire la consigliera di parità. Ripeto, mi sono scusato all'inizio, è una conferenza stampa un po' anomala, ma ci sembrava giusto dare voce a tutti quelli che hanno dato un contributo, e non a tutti probabilmente, perché il Consiglio Politico del Lavoro è più ampio, ma anche cercando di gestire la rappresentanza. Quindi interromperei un attimo gli interventi, ce ne sono ancora tre o quattro, e quindi se ci sono delle domande siamo a disposizione come Consiglio Politico del Lavoro per rispondere. Scusate. Se non ci sono delle domande continuiamo. Laura, ti tocca, dai. Possiamo declinare delle tempistiche, dei tempi nei quali questa alleanza che oggi firmate diventerà applicazione concreta sul territorio con benefici concreti? E magari fare qualche esempio un pochino più concreto rispetto a quello che è stato dato di ambito assai ampio? Non ci sono progetti pronti, ma ci sono progetti in corso, nel senso che, lo dicevo prima, il tavolo di lavoro aperto per la società dei servizi è un progetto che si inserirà in una dinamica che è quella dell'alleanza qualità, che esce un po' dalla semplice idea che tutto è legato a un contratto e a un impegno in delibera. Quindi dentro quel tavolo di lavoro ci sono. Però quello che volevamo fare questa mattina è dare il via a un metodo di lavoro, no? Che ci metta in condizioni di mettere intorno al tavolo della ricerca dei lavoratori stagionali del turismo, ma dei lavoratori in generale, non più ad AVA e assessorato con il sistema degli incentivi, piuttosto, ma aggiungere a quel tavolo per esempio il Consiglio Permanente degli Enti Locali, che ha un impegno importante, aggiungere a quel tavolo le società degli impianti dove ci sono, perché hanno anche loro delle ricadute importanti, per dare all'interno di quel progetto, mettere all'interno di quel progetto degli impegni reciproci per raggiungere questo obiettivo. E potrei citarne tantissimi, ad esempio, magari anche che riguardano il mondo del giornalismo, ecco, tanto per dire, la qualità come valore da andare a ricercare per dare a tutti probabilmente la possibilità di uscire da quello che stiamo vivendo, da quello che stiamo leggendo. Ma la stessa cosa la possiamo pensare per i progetti un po' più ambiziosi. Stiamo lavorando con l'assessorato all'educazione a un sistema di orientamento che si deve tradurre anche in una visione molto concreta di una ricerca di dati prima, dopo e durante il percorso dei nostri ragazzi. La dispersione scolastica la combattiamo e andremo a migliorarla, ed è di questo che stiamo parlando su quel tavolo di lavoro, se saremo capaci di orientare meglio, se saremo capaci di creare le condizioni perché i ragazzi possano trovare da subito il percorso giusto e non invece andarlo a inseguire dopo un insuccesso. Quindi potrei citarne tanti di esempi. Quello che vogliamo fare è riportarli all'interno di un obiettivo che è un obiettivo, come si è stato detto, ambizioso, virtuoso, quello che vogliamo, ma dove un po' tutti ci dobbiamo rifare, altrimenti ci dimentichiamo che la qualità la chiediamo solo sempre agli altri. No? Quindi tutti vorremmo avere dei lavoratori performanti, o tutti vorremmo avere delle imprese performanti. Quindi l'idea è lavoriamo tutti in questa direzione, mettendo in campo le risorse. Questo è un documento che per la prima volta non mette... I soldi ci sono già, vanno usati meglio e magari vanno implementati all'interno di progetti che andremo a costruire, e non saranno solo soldi pubblici, saranno soldi anche delle imprese private che già stanno facendo. Si citava gli autisti, ci sono società che stanno oggi facendo delle academy a loro spese per formarsi le persone e fargli prendere la patente. Quindi è un tema che io credo, e lo dico non rispondendo tanto alla domanda, fino a qualche anno fa chi è che pensava di affrontare? Ci troviamo tutti investiti da una situazione completamente nuova che rischia
se non affrontata nell'insieme, di isolarci e di non creare le condizioni per venirne fuori. Quello che stiamo facendo è affrontarlo con una visione diversa. Ecco. Quindi i progetti saranno, a mio avviso, tanti, no? E dovremo far uscire anche le cose che non vanno. Perché qui stiamo parlando di cosa vorremmo fare per farle andare bene. Cioè l'obiettivo è di andare a analizzare anche quello che non funziona. Le imprese che funzionano hanno tutto l'interesse di valorizzare il loro, ci sarà anche un sistema premiante che crescerà nei prossimi mesi, hanno tutto l'interesse di valorizzare quello che funziona. Quello che non funziona dovrà essere un po' isolato, come capita nella cassetta quando c'è il frutto che è troppo maturo e poi rischia di fare maturare troppo, non mi piace usare la parola marcire perché non la volevo dire, ma quindi è un po' questo il concetto. Ricerchiamo nel valore della qualità un miglioramento della nostra società, cercando di fare andare avanti quelli che già lo sono e di far crescere quelli che invece non lo sono ancora. Se posso permettermi, Assessore, l'alleanza, la sottoscrizione stessa del patto è l'obiettivo, nel senso che tutti i portatori di interesse, imprese, organizzazioni sindacali, gli enti locali, tutti, si sono resi conto che parlare adesso di lavoro voleva dire parlare di migliorare la qualità del lavoro. Quindi il fatto che si siano definiti degli assi di intervento è già una parte dell'obiettivo. Poi con Chambre e con l'assessorato stiamo definendo la certificazione delle competenze, questa trasmissibilità della conoscenza agli artigiani, agli imprenditori e ai lavoratori stessi. Con la consigliera di parità abbiamo sposato un percorso che porta alla certificazione della qualità del lavoro e dell'inclusività delle pari opportunità all'interno delle imprese, per cui le imprese insieme a tutti gli altri del Consiglio Politico del Lavoro hanno già condiviso e stanno già lavorando su degli obiettivi. L'idea di trovare e ripopolare la montagna mettendo a disposizione degli immobili, cioè ricreando una comunità, offrendo servizi ai lavoratori, è esso stesso un obiettivo. Per cui direi che gli assi su cui questo Consiglio sta lavorando sono già numerosi e non sono così generici. Magari procediamo, comunque la domanda è assolutamente pertinente perché ci siamo detti, non deve essere un documento, deve essere un documento che poi si concretizza ed è per quello che c'è un gruppo di lavoro che lo seguirà. Ecco. Allora, se siete d'accordo, non ho visto la domanda, scusa Pia. No, l'idea è buonissima, il progetto ancora di più, però io vorrei capire in concreto cosa succede, perché fino adesso abbiamo volato alto, scendendo a terra e partendo proprio da quello che ha detto il Presidente Sapia, circa evitare lo spopolamento della montagna e quindi dare degli immobili. Ecco, ma in concreto, con questa alleanza, vorrei un esempio concreto, insomma, là, se è possibile, perché mi sembra che ci sia qua un po' un mix tra lo sportello dell'occupazione, i centri di lavoro e via, i centri di formazione e quant'altro. Volevo capire se potete farmi un esempio concreto per capire. Grazie. Sì, allora io mi riservo la risposta alla fine, così magari nello rispondere nel rispondere anche gli altri hanno la possibilità di dare anche una risposta alla domanda e coinvolgiamo un po' tutti. Allora, dovrebbero ancora intervenire Renato Marchiando, Ramira Bizzotto, Claudio Albertina e Riccardo Giacomo. Quindi direi alterniamo, Ramira se vuoi venire, poi Riccardo, poi Renato e poi Claudio, così abbiamo uno. E cerchiamo anche di dare una risposta, io ne ho già due risposte concrete. No, aspetta un attimo. Grazie comunque al tavolo delle politiche del lavoro perché è stato un lavoro interessante e anche abbastanza
complicato, eh? Io poi sapete che sono anche un po' birichina, per cui un po' i capelli dritti all'assessore qualche volta glieli ho fatti venire, però alla fine noi stiamo lavorando perché questo patto, questo documento sia il volano per far ripartire il lavoro in Valle d'Aosta, dove ci vede tutti quanti partecipi per il bene comune, sia della Valle che dei nostri giovani, perché a loro questa alleanza è destinata. E proprio ieri abbiamo fatto una call, perché io purtroppo non ero presente, dove si va anche a investire su tutto quel terzo settore che molto spesso è quello un po' più difficile da far inserire nel mondo del lavoro, e su quello sulla disabilità, perché molto spesso viene chiesto cosa fanno anziché chiedere cosa questi ragazzi possono fare per noi. E quindi formarli per inserirli nel mondo del lavoro, il sindacato è in prima linea. E anche come enti bilaterali stiamo investendo su questo settore, perché sono fondamentali, perché questi ragazzi hanno delle risorse infinite da darci. Questi sono i nostri progetti, essere vicini alle persone, indipendentemente dal loro titolo di studio, dalla loro collocazione territoriale e dal loro percorso formativo scolastico. Questa alleanza per noi è fondamentale, perché è un'alleanza di partecipazione dove vede impegnati tutti i soggetti, e non vogliamo fare fallire, così come è fallito, perché avevamo fatto anni fa un documento che era quello del patto per lo sviluppo, dove di fatto venivano comunicate le cose. Qui oggi siamo tutti partecipi perché questo documento ci lega tutti quanti a portare avanti dei progetti per il bene comune, su cui noi ci crediamo. E di questo ringrazio l'assessore, ringrazio chi la dirigente, chi ha collaborato con noi, anche Chapelue, perché ha fatto poi veramente un ottimo lavoro nei nostri uffici di collegamento a raccogliere quelle che erano le nostre istanze, al fine di poter fare questo documento dove il lavoro, la formazione, i ragazzi, il valore vero che noi, in cui crediamo, i nostri principi di solidarietà e di dignità per i nostri ragazzi, è questo la nostra partenza, e su questo ci crediamo e siamo tutti impegnati in prima linea a portarlo avanti. Grazie. Grazie. Renato. Grazie, mi associo naturalmente ai ringraziamenti dei colleghi che mi hanno preceduto, all'assessorato, anche al professor Chapelue, perché è riuscito in modo egregio a fare sintesi di quelli che sono i contributi che hanno portato tutti i portatori di interesse, come dicevamo prima, interessi differenti uno dall'altro. Lavoro etico, lavoro inclusivo, lavoro dignitoso, lavoro di qualità. Come consulenti del lavoro, come non aderire e cogliere con entusiasmo un'opportunità di questo tipo, un progetto di questo tipo che ci vedrà sicuramente parte attiva per quanto ci riguarda, il nostro mestiere e la nostra professione, e non potremo fare diversamente. Ci rendiamo conto che non sarà un lavoro facile. Non sarà un lavoro semplice, la complessità del mercato del lavoro è sotto gli occhi di tutti. Sappiamo perfettamente il cambiamento epocale che c'è stato da pre a post pandemia, le criticità che sono emerse e tutti i problemi che sono da affrontare, che obbligheranno tutti a rivedere alcune strategie, a ripensare alcune strategie, mettere in campo nuove strategie per poter meglio interpretare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Credo che i cambiamenti economico-sociali li abbiamo sentiti messi a terra dai ragazzi che sono intervenuti nella presentazione, e questo ci fa rendere conto come va ripensato il mondo del lavoro alla luce naturalmente di questi profondi cambiamenti, uniti questi anche alle due grosse transizioni che noi stiamo assistendo, quella ecologica e quella digitale, che necessariamente andranno a toccare anche il mondo e il mercato del lavoro. Non volevo annoiarvi di più se non sottolineare ancora un ultimo punto che sono estremamente contento e soddisfatto di portarlo, perché ha colto anche il favore di tutti i componenti del Consiglio di Politica del Lavoro, di tutti gli attori, e cioè parliamo di lavoro, ma di lavoro a 360 gradi. Nella più ampia accezione del lavoro, noi focalizziamo il nostro interesse fondamentalmente sul lavoro subordinato, ma il lavoro o i lavori sono composti e hanno forme diverse, assumeranno forme sempre più diverse, quindi non dimenticherà questa alleanza
anche il lavoro autonomo, il lavoro libero professionale. Per i nostri giovani e per coloro che al momento sono fuoriusciti dal mercato del lavoro sono assolutamente un'opportunità da non sottovalutare, anzi da valorizzare, e ritengo che l'Alleanza nei suoi obiettivi e nei suoi progetti abbia anche questo tipo di iniziativa da portare avanti. Rinnovo di nuovo ringraziamento all'assessorato, al professor Chapelu, all'assessore, alla coordinatrice, ma soprattutto a tutti i componenti del Consiglio Politico del Lavoro che veramente hanno stimolato un dibattito non indifferente. Credo che con l'apporto di tutti, con la condivisione delle problematiche, si potranno raggiungere sicuramente degli ottimi obiettivi sulle tematiche che verranno portate al tavolo. Grazie. Allora, magari Claudio, intanto che si prepara, uno dei temi che per esempio abbiamo lanciato, così per dare una prima risposta, nel settore turismo abbiamo collaborato a una campagna che verrà presentata nel pomeriggio per la ricerca del personale, no? E apriremo un tavolo che vedrà più attori, un tavolo è già aperto e altri se ne apriranno più attori, perché il tema che è stato sottolineato, che è quello che comporta, qual è oggi la grande difficoltà, è l'alloggio del personale, il primo, no? Ma anche diciamo tutta un'azione contrattuale che ovviamente riviene alle imprese e ai sindacati, ma sui quali ci si può confrontare, perché sappiamo bene che dobbiamo iniziare ad offrire condizioni diverse a seconda delle condizioni in cui andiamo a realizzare il lavoro. Ci sono delle cose che nel loro insieme vanno viste, però è chiaro che i comuni hanno una grande importanza. Fino a ieri, non lo dico, ma era difficile anche pensare agli enti locali come all'interno di un sistema lavoro. Oggi i comuni, con la loro pianificazione urbanistica, con le loro scelte, possono incidere o in un senso o nell'altro. Quindi per andare a realizzare degli investimenti, per cercare di creare dell'attrattività, il tema grande è la stagione estiva, per quello che ci riguarda, che sappiamo essere una stagione più corta che di quella che si offre al mare, no? E c'è bisogno di costruire una serie di investimenti, ma anche di costruire una serie di politiche che ci portino a sostenere questo tipo di investimenti, magari anche con degli accordi successivi tra amministrazioni e enti locali, per riconoscere degli sgravi che in qualche maniera bisognerà andare a fare, perché oggi cosa succede? Le persone, se possono, ottimizzano, per parlare di una parola al meglio, le loro proprietà immobiliari, quindi dobbiamo trovare il modo di creare le condizioni perché tutto questo si realizzi. Nelle società di impianti a fune abbiamo una serie di lavoratori che chiamiamo bistagionali, cioè l'indirizzo è quello di andare nel corso degli anni a cercare di caratterizzare questo lavoro bistagionale con lavoro a tempo indeterminato, perché alla fine i costi complessivi non sono così differenti. Quindi se vogliamo fare degli esempi concreti, andiamo a certi appalti fatti al massimo ribasso che alla fine comportano uno spezzettamento del numero delle ore del personale che si deve spostare da una parte all'altra. Il tema della conciliazione del lavoro, qui c'è la consigliera di parità che sta lavorando molto su questo argomento. Possiamo far crescere dei lavoratori e garantire loro nelle nostre imprese garantire loro una presenza attiva nel corso della crescita di una famiglia se non abbiamo intorno dei servizi? Qui di nuovo ci sta un'alleanza con gli enti locali, con tutti quanti. Quindi affrontando l'insieme e costruendo dei patti che ci mettano in condizione di ritrovare le risorse che abbiamo, magari un po' meglio nella direzione giusta, e di ricercare nuove risorse, andiamo incontro insieme a tutta una serie di problemi che sono quelli che oggi insistono sulla qualità del lavoro complessiva. Perché un lavoratore che abbandona la sua azienda è un danno per l'azienda, perché non riesce a seguire diciamo la crescita della propria famiglia, è un danno per l'azienda e un danno per il lavoratore. È un lavoratore che guadagna di meno e che alla fine dà di meno alla società. Quindi, ripeto, ne possiamo fare un'elencazione che non finisce più di questi temi, ma probabilmente non avendoli mai argomentati, scritti e impegnati, diventa più difficile anche realizzarli. Vado? Bene. Beh, anch'io voglio ringraziare l'assessore per essere riuscito a portare a compimento questo lavoro, perché secondo me oggi quello che verrà sottoscritto è un po' anche da parte di tutte queste associazioni, dall'amministrazione regionale, è anche un po' l'impegno a costruire la Valle d'Aosta del futuro.
perché intorno al lavoro gravita tutto. E quindi noi attraverso questo abbiamo la possibilità di andare tutti insieme appunto a definire e a disegnare la Valle d'Aosta del futuro, anche cercando di intercettare questo problema, questa problematica demografica, cercando di mantenere i lavoratori sul nostro territorio e di farli, anche quelli che vengono, di rimanere, oltre che mantenere i nostri giovani, far rimanere quelli che vengono a fare la stagionalità. Per dare delle risposte concrete, visto che giustamente i giornalisti dicono ma diteci qualcosa di concreto, ma sicuramente per quel che ci riguarda un aspetto importante e fondamentale è quello contrattuale. Dovremmo avere la capacità, e qui ringrazio anche le associazioni datoriali che sottoscriveranno questo documento, i consulenti del lavoro, perché insieme dovremo costruire anche delle dinamiche contrattuali territoriali che possano dare quelle risposte che sono importanti, che non vuol dire solo chiedere soldi, vuol dire costruire una dignità del lavoro in orari e quant'altro, perché abbiamo sentito i giovani che dicono non è solo più un aspetto economico, è anche un aspetto di qualità della vita. Quindi insieme dovremo avere la capacità di fare questo con l'amministrazione regionale e le altre parti, come ha detto anche l'assessore, il welfare, per far lavorare le famiglie, le donne. Dobbiamo impedire che queste, evitare che le persone debbano stare a casa a seguire i bambini, gli anziani. Quindi dobbiamo migliorare quello che è il welfare, distribuendo meglio se possibile le tante risorse che già la regione mette in campo. C'è un tema di previdenza complementare, di fondi sanitari integrativi, che sono tutti a tu che noi dobbiamo essere in grado di vendere e far capire ai giovani quanto la regione, quanto si fa in questa realtà per mantenere e offrire dei servizi e delle, appunto, degli strumenti che sono migliori e diversi, se possibile, di quanto si ha in altre realtà. Quindi, ripeto, io ringrazio tutti quanti proprio perché oggi ci stiamo impegnando a avere un po' il sogno di costruire la Valle d'Aosta del futuro, e quindi tutti insieme speriamo di riuscirci. Grazie. Riccardo. Buongiorno a tutti, grazie all'assessorato e al Consiglio per le politiche del lavoro per questo lavoro, che è il documento dell'alleanza, probabilmente, come dire, è un po' un inizio. Io partirei un po' da un richiamo a qualcosa che in questo periodo è un po' di voga, no? Il nostro articolo 1 della Costituzione, insomma, cioè l'Italia fondata, è una repubblica fondata sul lavoro, prima ancora della distribuzione del potere, eccetera. E per questo fare un ragionamento e condividere un ragionamento sul lavoro è qualcosa di fondamentale. Leggendo il documento, ve lo consiglio perché è molto sintetico, però il professor Chapelier è riuscito a dare un quadro della situazione molto molto leggero, se vogliamo, però anche molto molto concreto. E il quadro che ne emerge è un quadro dalle estreme incertezze, cioè la lettura dei dati che ci sono rispetto all'invecchiamento, rispetto alla denatalità, rispetto a queste forme di dimissioni di massa che stanno emergendo, non sono facili da interpretare. E io credo che mettere insieme tutte le forze in campo per poter dare delle letture sensate possa essere l'unico strumento che una comunità come la nostra può mettere in campo per affrontarli questi problemi, che porteranno a dei cambiamenti di cui al momento probabilmente gli esiti non sono conosciuti. Il lavoro sta cambiando radicalmente, cioè ci rendiamo conto di tante situazioni che effettivamente le nostre categorie di interpretazione sono un po' scarse per poterli affrontare. Nello specifico della cooperazione e del terzo settore, il documento dell'Alleanza ci propone un investimento importante per rendere più facile l'accesso al mondo del lavoro per le persone che sono in difficoltà, siano essi giovani, siano persone con disabilità, anche
le donne che sovente, soprattutto nel periodo post-pandemico, hanno subito una serie di problemi maggiori rispetto agli uomini. Per la creazione di un ambiente lavorativo, ma anche sociale, più aperto, è un impegno che noi prendiamo da questo punto di vista per costruire qualcosa che può essere utile per la nostra comunità, perché poi alla fine l'obiettivo principale dato da il benessere delle persone che vivono in questi territori credo sia un obiettivo che riguarda tutti quanti. Grazie. Allora, se avendo abusato un po' della vostra pazienza, ma ripeto, era importante che farvi capire cosa sta dietro, la motivazione che c'è, se c'è qualcun altro che ha piacere di dire qualcosa, consigliere di parità, sempre per un brevissimo intervento e poi firmeremo il documento. Sì. Rappresentante del terzo settore. E della cooperazione. E della cooperazione. Sì, poi ripeto, ci sono anche altri componenti, ma abbiamo cercato un po' di aggregare gli interventi. Roberto Sapia ha parlato a nome di tutte le associazioni di categoria. Poi. Io sarò veramente brevissima. Intanto mi associo ai ringraziamenti perché credo che l'obiettivo più importante che sia stato raggiunto sia proprio quello della multidimensionalità nell'approccio al lavoro, che non è un'isola, no? Anche prima la concezione era del lavoro isolato dal resto della dimensione della vita, dopo la pandemia questo è cambiato e ovviamente, come si diceva prima, le categorie anche di analisi e di approccio ai problemi sono diverse. Io personalmente, per quello che riguarda la figura della consigliera, credo che sia il momento di osare, provare a vedere se è possibile fare delle sperimentazioni, delle progettazioni diverse anche sul tema della conciliazione. Quando dico questo, dico che bisogna vedere se, ad esempio, mettendo in campo delle relazioni tra più datori di lavoro si può arrivare a una nuova strutturazione, ad esempio, dell'uso dei congedi parentali, mettendosi d'accordo tra due genitori che lavorano in due luoghi diversi. È un approccio differente, è un approccio complesso, però si può fare. In alcuni territori lo fanno e grazie anche, ad esempio, al supporto dell'amministrazione potrebbero essere messe in campo risorse che sostengono questo tipo di nuova concezione. Ovviamente entrano in campo i datori di lavoro, l'aspetto contrattuale, le relazioni sindacali, insomma tutta una serie di valutazioni che però possono dare davvero e fare davvero la differenza. Questo sarà uno dei primi progetti che ovviamente proporrò al Consiglio per l'utilizzo dello strumento dell'alleanza. Vi ringrazio ancora. Grazie. Per il lavoro fatto. Marina Fei, no? Istruzione. E intanto ci firmiamo il documento. Proprio due parole, intanto grazie, rinnovo anch'io i ringraziamenti per questa alleanza e anche perché è stato molto interessante partecipare proprio agli incontri anche del Consiglio Politico del Lavoro per un confronto con tutti, no? Io rappresento un po' il mondo della scuola e quindi il mio contributo è quello di favorire, l'abbiamo detto anche in più occasioni, la transizione, quindi il passaggio da quello che è il mondo della scuola, delle scuole superiori, verso anche il mondo del lavoro. Quindi l'obiettivo che abbiamo anche riportato, l'abbiamo sentito anche il ragazzo stesso nella terza testimonianza nel video, diceva un percorso di crescita
di qualità del lavoro e delle mie ricerca delle mie passioni. Abbiamo sentito prima anche la questione dei talenti, quindi non è retorica. Il fatto è che la scuola deve lavorare e sta andando verso questa direzione di uno sviluppo di competenze che sono anche delle competenze trasversali, delle competenze anche attraverso dei progetti che tra l'altro grazie alle risorse che abbiamo anche nell'ambito del PNRR eccetera si fanno proprio per prevenire quella di cui si è parlata prima, cioè la dispersione scolastica esplicita, dispersione scolastica anche implicita, cioè le competenze che si devono avere comunque alla fine di un percorso scolastico delle superiori, e un monitoraggio. Questo è un altro dato, elemento importante, forse è un po' quella criticità che ci siamo resi conto su cui dobbiamo lavorare, cioè avere dei dati, qualche cosa di oggettivo da cui partire proprio per capire anche eventualmente come cambiare quella che è l'offerta formativa in base al nostro territorio, a quello che ci chiede il territorio. Quindi una scuola che è una scuola comunque aperta, inclusiva, ovviamente la scuola in primis deve essere inclusiva per poi continuare un percorso lavorativo inclusivo, equo, e dall'altra però attenta ai bisogni che ci sono sul territorio. Quindi anche la scelta di percorsi che possono essere di tipo tecnico, professionale, che siano dei percorsi, questo l'abbiamo detto più volte anche al Consiglio Politiche del Lavoro, che rispondano anche alle esigenze delle imprese che noi abbiamo e di quello che è uno sviluppo proprio dal punto di vista anche della nostra realtà. Quindi un lavoro in sinergia e non che ogni attore vada per conto suo. Quindi grazie per questa opportunità, c'è molto da fare ancora e quindi accogliamo sicuramente questa sfida per questa collaborazione, per orientare, questa è l'altra parola chiave che mi viene da dire, i nostri giovani per un progetto di vita che sia, come abbiamo detto più volte, dignitoso, giusto e che risponda anche alle esigenze. Quindi grazie. Grazie. Grazie ancora, procederemo alla firma del documento, è finito qua, grazie a tutti. E buon lavoro, buon inizio e buona continuazione a tutti per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati. No, vi chiamiamo in ordine, che così Roberto.